D'altra parte, se uno è il teatro, non si può sentire il teatro, non può fare il teatro. Me lo dicono, un teatro che faccia il teatro. Il teatro non fa mai il teatro. Sono i non addetti, cioè i non idonei, i non eletti, data la chiamata dei tanti a produrre teatro, perché non sono il teatro. Dissacratore della scena, attore mattatore pur facendo il verso alla grande tradizione italiana, attore creatore, attore filosofo. Non si lascia catturare da nessuna definizione nella sua grandezza, Carmelo Bene, meteora luminosa nel buio pesto del nostro teatro, come l'ha definito Enzo Siciliano. A 64 anni ha lasciato una vita vissuta, anche quella all'insegna della più estrema teatralità, fin dagli esordi delle cantine romane degli anni 60, passando per i suoi personali massacri dei classici, da lui chiamati variazioni, fino alla ricerca sulla voce, la fonè, che vince con l'uso del microfono su tutto il corpo stesso dell'attore. Orrido, orrido, orrido. Ho forse ancora 20 anni, 30 anni da campare, e poi verrà il mio turno, come è venuto per gli altri, ho tutto. Che sventura non esserci più. Ah, voglio andarmene via domani e informarmi per tutto il mondo dei più adamantini procedimenti di imbalsamazione. E proprio un esempio di quest'ultima fase di Bene la si ricorda a Parma, al Teatro Regio, dove fu ospite per l'ultima volta nel 1994 con le letture dei Canti Orfici di Dino Campana.